Ragazzi, prima di iniziare il video volevo dirvi due cose. Mi raccomando, 10.000 mi piace. Fatemi sapere cosa avete trovato voi nei pacchetti, ma soprattutto nella prima parte del video non si era registrata la cam, quindi per 3-4 minuti non ci sarà la cam, però ci sono gli if garantiti, ragazzi, che vedrete. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui di nuovo con l'uscita di questo nuovo Team of the Week con Hazard. Ragazzi, è uscito Hazard e io settimana scorsa mi sono preparato 20 if garantiti, perché pensavo uscisse Cristiano Ronaldo, che non è uscito probabilmente perché la prossima settimana uscirà il nuovo Team of the Year, ovvero i Toti di FIFA 19, e quindi probabilmente, credo, penso che non l'abbiano messo perché hanno detto vabbè, sarà nel Toti, cosa glielo mettiamo a fare, no? E quindi ragazzi ho deciso di aprirmi comunque questi 20 if cercando di trovare Hazard. C'è anche Roberto Firmino, c'è il Papu Donnarumma della Serie A, abbiamo anche Felipe Anderson, Milinkovic Savic, quindi un paio di carini ci sono. Il top sarebbe trovare Hazard, dopo di lui Firmino, ma abbiamo anche un belga lì che rompe le scatole a centrocampo, Kums dovrebbe essere, ragazzi. E quindi ragazzi speriamo che escano tanti belga, ma degli AT e non dei CC. Prima di incominciare ragazzi, però, come altre volte, vi faccio vedere ragazzi che andiamo a spacchettare su FootGamer. Che cos'è ragazzi FootGamer? Un sito sul quale potete spacchettare, potete ritirare i crediti che andate a vincere, potete depositare dei crediti per poter spacchettare sul loro sito, potete fare delle scommesse se siete maggiorenni ovviamente, potete partecipare a un jackpot. Insomma, ci sono tantissime funzioni all'interno del sito. Vi lascio il primo link qui sotto in descrizione per poter registrarvi. Ragazzi, vi ricordo che se vi registrate e depositate almeno 10.000 crediti vi daranno un pacchetto gratis, quindi mi raccomando, nel caso tentate la fortuna. Mentre se volete acquistare direttamente sul sito, ragazzi, con il codice TOTI, visto che siamo nel periodo di TOTI, avrete uno sconto del 15%, quindi approfittatene. Quindi cosa andiamo a fare? Spacchettiamo come animali, ragazzi. Allora, siamo qui nell'home page dove vi fa vedere un po' il riassunto di quello che potete fare. Qui potete depositare, qui potete ritirare i vostri crediti. Se andiamo nel vostro account, anche qui vedete le ultime transazioni, quindi i vostri crediti, depositare, ritirare, più informazioni su tutto quello che avete guadagnato fino adesso. Le scommesse, come vi dicevo, proviamo a fare una puntata. City Liverpool, attenzione, me la voglio giocare con l'1 del City e col 2 del Real Madrid. Ci buttiamo sopra 200k, se vinciamo diventano 600, quindi place bet la mettiamo lì, magari ci riusciamo, magari no, chi lo sa. Andiamo ad aprire i nostri pacchetti, che è la cosa che ci interessa di più. Qui abbiamo il jackpot, ragazzi, come vi dicevo, potete partecipare in tanti. Vediamo, per dire, partecipiamo con 14.000 crediti, vediamo se riusciamo a vincerli noi, il jackpot totale, no, di tutti i crediti che vengono depositati, oppure saremo sfortunati e li vincerà qualcun altro. Ok, vediamo un po', ragazzi, il vincitore qui che swippa. Ha vinto Joji, che era quello che aveva puntato di più, ovvero 60k. Quindi a volte può funzionare, ma a volte no, ragazzi. Andiamo a spacchettare come animali. Partiamo con il primo pack da 100.000. Eze, Alexis, Seferovic, Nardi. Brutto pacchetto questo, veramente brutto pacchetto. Abbiamo perso 7k, perché 93.000 ne abbiamo spesi 100, ne abbiamo persi praticamente 7.200. Ma non ci fermiamo, l'importante è arrivare ad un momento nel quale siamo in positivo. Vai, prossimo pack che parte con Keita. Ok, Zuber, Timo Werner e Sharawi. Abbiamo perso 1000 crediti in questo pacchetto, quindi siamo sotto di 8k più o meno. Ma noi non molliamo, perché lo spacchettamento è lungo e potremo anche sculare. Vediamo un pochettino. 143.000 crediti. Chi è che ho trovato che costa così tanto? Oddio, Pierre La Joga costa, cioè, 77k, seri? Oh madonna, eravamo sotto di 10, siamo a più 30 adesso, quindi fantastico, e continuiamo a spacchettare. Non ci hanno dato nemmeno più 100 if sta settimana, ragazzi, cioè. Casemiro 88, buonissimo. 111.000, quindi più 40, perché 10k li abbiamo guadagnati anche con questo pack. Dai. Robben 86, partito subito così, me l'ho proprio perso, sono passato subito al secondo giocatore. 113.000 crediti guadagnati, fantastico. Prossimo pacchetto che parte con Alan, ragazzi, Trigueros. Richarlison, questo è buono, ragazzi, eh. Veramente forte. Akinho, Maximovic, Gundogan, Kalidou Koulibaly. Bello lì Kalidou, 140.000, ragazzi. Apriamo l'ultimo pacchetto, vediamo se saremo fortunati come in questo Kalidou Koulibaly. Martial, olè, chiudiamo in bellezza, ragazzi. 155.000, siamo stati fortunatissimi. Adesso però andiamo ad aprirci i 20 if garantiti. Vi ricordo ragazzi, FootGamer qui sotto in descrizione, primo link, mi raccomando, spacchettate come animali con moderazione e passiamo di là.
Ed eccoci qui ragazzi, come sapete non sono stata a casa in questi giorni, quindi non ho giocato la Weekend League, anzi mi devo muovere per qualificarmi appunto a quella di questo weekend, che comunque vedrete i premi la prossima settimana, nella settimana dei toti ragazzi. Division Rivals però qualcuna me la sono fatta e andiamo a prenderci i 4 pacchetti mega non scambiabili. Fa niente se non sono scambiabili, tanto livello 3 magari uscirà qualcosa che ci può appunto servire nelle SBC, chi lo sa, magari ci mettono qualche nuova icona durante i toti. Andiamo subito ragazzi ad aprire i nostri pacchetti. Partiamo prima con i 4 pack mega e poi con gli 20 if garantiti. Niente walkout. Se non deve uscire adesso, per uscire dopo, secondo me va benissimo. Secondo pack mega. Dai cara EA Sports, dacci qualche... anche un workout non scambiabile, una bella icona, no? Un Pelé così, un fenomeno. Quelli lì che dici, vabbè dai che me ne faccio, lo tengo lì sotto l'anno che è non scambiabile. E vabbè. Terzo pack mega ragazzi, e poi finalmente i 20 if. Dammelo un bel workout, workout ragazzi. Appoggiamo il pad piano piano. Dai, non è if, però vediamo chi può uscire. Aubameyang! Piano America Aubameyang! Non scambiabile, ma comunque... per la panchina, dai, può essere simpatico da tenere. Pierre-Emerick che entra ancora con la tutina di Natale, da cambiare ovviamente. Ottimo così, bella del Pierre-Emerick che ci segue sempre ogni live. No, non è vero, vediamo chi c'ha sotto. Vasquez, Goetze, ok. Philip, Adebayor, eccetera, eccetera. Non è scambiabile ragazzi, però comunque può essere un bel sabbo, magari uscirà un potmo o qualcosa che richiederà la carta, comunque lo teniamo lì. E ragazzi finalmente eccoci qua con i 20 if garantiti, io parto perché tanto parlare conta poco. Workout subito, che 84 più, ti prego, il Begatti, non CC, italiano, Donnarumma, partiamo subito con Gigio, Donnarumma! Gigio Donnarumma al primo pack, 86 di valutazione per lui. Eccolo qua, con la sciarpina integrata con la maglia, che entra così. Super Gigio ragazzi. Questa carta dovrebbe teoricamente costare qualcosina. Non conosco i prezzi, ve lo dico subito. 70k, dai, 86. Costa 50.000 crediti, di meno 40. Dai, speravo molto meglio. Cioè, è stato bello, per carità. Però va bene, calmi calmi, siamo partiti con Donnarumma, possiamo andare peggio, ma possiamo andare anche meglio, ma possiamo andare anche peggio con il non workout. Vediamo un po' chi è, visto che il team è quello che è. Oddio, questo è... chi è? Bowen, attenzione Bowen, inglese 77. Prossimo pack ragazzi, vediamo un po' il workout, appoggiamo. Ti prego dammi Eden Hazard. Dai, calmi 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 calmi. Argentino, COC, che do... il Papu! Il Papu Gomez! Il Papu Gomez 86! Che ho già la versione di Natale, ragazzi, ma il Papu Gomez 86! Non so cosa costa, andiamo a scoprirlo. Per ora abbiamo trovato due buonissimi pack su tre, eh. Oh, Gigi 86, non mi lamento, attenzione. 90k, ok. Quando ho visto 300.000 di range ho detto, ti prego... Però dai, un 80-90.000, 80.000 ce li facciamo. E quindi non è male, dai. Non mi lamento, anche perché mancano 17 pacchetti, ragazzi. Con, cioè, un workout sì, un workout no. Un workout sì, un workout no. E qui, infatti, abbiamo l'italiano. Portiere sorrentino dovrebbe essere Chievo Verona. Infatti, mamma mia. Un portiere che non ha età, perché gioca da millenni e continua a giocare, a fare prestazioni top per entrare poi qui nel team. 83 costerà tipo 17, credo. 15? Cazzo, 15.000, 83? Vabbè, sì, dai, è il suo prezzo. Ci sta, niente da dire, niente da dire. Prossimo pack, ragazzi. Teoricamente, se la teoria è giusta, questo dovrebbe essere walkout. Perché uno sì, uno no. No, adesso ha fatto due no. E quindi speriamo che poi faccia due sì, però, a questo punto. Quindi, due walkout di fila. CDC, chi è questo del... dei Rangers? Chi è? Oddio. Jack. Chi è? Buonaventura? Eh sì, dai. Vai. Si è fatto due no. Adesso però bisogna che fai due sì, bomber, eh. Vediamo un po' workout. Appoggiamo il pad. Dai, dai. O brasiliano o belga, ti prego. Belga, attirati! No, Cicci, no, Cicci! No, Cicci, no! No, Kums, ma chi sei? Perché sei in questo team? Ma perché giochi a calcio? Dai, cioè mi sembra ce l'ha fatto la faccia da fruttivendolo questo. 84, madonna mia, chissà quanti altri belga potrebbero uscire. Speriamo tanti a T, ovviamente. Kums 84, vediamo un po', 17, ah, 16.000. Non vale niente, non vale. Però abbiamo detto la teoria dei due no e adesso è due sì. Uno l'ha fatto, ma mi aspetto un altro walkout che no. Adesso è due no e uno sì, forse. Vediamo un po'.
chi troviamo in questo pack? Francese, DC, attenzione, Boli, ok, che questo è uno dei, dovrebbe essere Wolverhampton, quella squadra lì, comunque uno dei giocatori migliori di questo team perché è francese, BPL, no? Quindi si vedrà bene, anche per l'SBC può servire tanto, potrei anche farmene comprarne qualcuno comunque per il prossimo Team of the Week, per la compravendita, dicevo, qui non è uscito niente perché è due no e uno sì adesso, quindi dopo Boli troviamo Sorrentino di nuovo, e vabbè, manderemo la lista, che facciamo? Lo buttiamo? Che fai? Lo butti? No, è un if 83, lo pigli e lo mandi alla lista. Prossimo pack, ragazzi, ne mancano 12. In teoria questo è walkout, perché è 2 no e 1 sì. No, adesso fa 3 no. Però, cioè, così no, per favore. Cioè, quello di prima, questo è quello di prima, non mi ricordo manco come si chiama. Bowen, ecco, Bowen, cavolo. Dai, yay. 11, in una settimana di... Non mi Messi, non trovai Gabriel Jesus come giocatore più forte, c'era anche Fabinho e tutto. Questa settimana qui. Ok, questo è l'altro, francese BPL, buono, che dovrebbe essere Digne, infatti. Digne è ottimo anche lui, e anche lui per la compravendita buono, ragazzi, se volete investirci qualche credito, fatelo, che può essere utile. Ultimi 10. Dai, per favore, almeno 3 walkout negli ultimi 10 e uno è subito qui. Appoggiamo il pad come da rito, ragazzi. Se è Belga sto zitto. Italiano Donnarumma di nuovo, ok, doppione Donnarumma, 2,86, 3,86 con il Papu Gomez in realtà. Eccolo qui Donnarumma, ehi, mi hai chiamato, sono Gigio. Preso dall'euforia mi sono dimenticato di far partire la cam, ragazzi. Cioè, non è partita la cam, it's incredible. Comunque Donnarumma 86, bello, non è il video senza cam, ragazzi, vabbè, capita. Lo mandiamo su perché l'ho tenuta la cam per quando troveremo Eden Hazard. Per quello, vediamo un po', non è walkout, ok, vediamo un po' chi ci esce, l'importante è che il gameplay sia registrato, la cam poi è secondaria, questo l'abbiamo trovato anche prima, infatti è quello dei Rangers, ovvero Jack, ok, dai, dasci una soddisfazione, no, avevamo detto negli ultimi 10 pack almeno 3 walkout, uno l'abbiamo trovato con Gigio Donnarumma, questo è di nuovo Digne, quindi lo skippiamo. Tanto ormai sappiamo come è fatto, sappiamo chi è. Quindi adesso su questi 7 pack dovrebbero uscire 2 walkout per il 3 su 10 che abbiamo chiesto. Niente walkout ovviamente. Hazard non c'è nemmeno sul mercato. Cioè, o non l'ha trovato nessuno. Chi è? Terzino destro, inglese. Walker Peters, 77. O non l'ha trovato nessuno, comunque diciamo Hazard. Oppure costa poco e ha un range basso. 1.400.000, non è bassissimo in realtà, però... Dai, walkout! Se è mega sto zitto... Dai, brasiliano, ti prego! Brasiliano! Brasiliano! Se! Se! Firmino! Ehi, 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 ehi! E poi andiamo così con il... Ecco, bello, chi sei? Roberto Firmino, ragazzi, che non so cosa costa, ma adesso lo scopriamo. Brasiliano, perché o era lui o era Felipe Anderson, quindi comunque due ottimi giocatori. Vediamo un po', 200.000, ok, range 250, qui vedo il più basso, 240, comunque 200k, ragazzi. Ok, meno male, un giocatore da 200k l'abbiamo preso. Abbiamo chiesto 3 walkout su 10 prima, quindi in teoria ora ne manca un altro. Magari ce lo dai qui, no, infatti immaginavo non mi desse il walkout, chiaramente, ovviamente. Però ci ha dato uno dei top, dai. Perché teoricamente, oltre a Hazard, subito dopo c'è Firmino, quindi onesto, onesto. Questo è Bamba. Ultimi 4 pacchetti, sono contento se mi esce un walkout. Se è più di uno sono ancora più contento. Teniamoci bassi, almeno uno diciamo, dai. Almeno un walkout cerchiamo di prendercelo. Questo è di no, ATT italiano, Empoli. No, questo non è Mancuso. Mancuso, perché ho detto Empoli poi? Questa squadra è il Pescara, cavolo, Pescara, ma sono stupido. È l'euforia di Firmino. Un walkout su 3 pack, dai, dammelo così, yay, sono contento, no. Però sugli ultimi 2 me lo devi dare, dai. Cioè, per favore. Questa è di nuovo Bamba, l'abbiamo appena trovato. Quindi lo mandiamo sulla lista trasferimenti. Ultimi 2 pacchetti, ragazzi. Vai, partiamo dal secondo. Ti prego, un walkout e sono contento, ti prego. No! Che poi l'ultimo, se non è walkout, mi fai deprimere. Dai, non posso chiudere con Firmino. Non dico il... Di nuovo Mancuso. Non dico il botto di Hazard, che se esce, per carità, ok. Ma se mi dai 2 Firmino, almeno dico, sono 400k, che fai? Butti? No! Quindi, ultimo pacchetto, ragazzi, Team of the Week. Sì! Grazie, yeah!
Dammi Vegati, per favore, Vegati! Ti prego, ti prego! Vega! Oh, lo sapevo io che mi prendeva per il culo sto gioco, lo sapevo io! Lo sapevo, ragazzi! Il nuovo Kums, Kums, come si chiama, comunque... Cioè, dai! Quindi ragazzi, fatemi sapere voi cosa avete trovato magari nei vostri premi. Se avevate anche voi degli if garantiti, ditemi appunto cosa avete trovato nei pack. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, passate in descrizione codice TOTI ragazzi da FootGamer. Mi raccomando, se volete anche voi appunto cercare di sculare, abbiamo preventivato prima, abbiamo spacchettato un pochino anche lì. Ricordatevi di scaricare OneFootball ragazzi, shop delle maglie a prezzi pazzescamente incredibili. Grazie della visione, grazie di tutto e come sempre... Ci vediamo al prossimo video.